Grazie Barbara, buongiorno a tutti. Buongiorno di nuovo. In HART aiutiamo i clienti, i brand a comunicare meglio e aumentare la qualità della relazione con i loro clienti, con i consumatori. E lo facciamo sfidandoci con realtà che sono clienti italiani che hanno però già una diffusione, spesso una diffusione globale. Vedete di fianco ai chart un altro logo, si pronuncia AKQA. È un'azienda internazionale che è presente in tutti i continenti. Noi abbiamo 200 persone in HART, ce ne sono 2000 in AKQA e nel corso dei prossimi mesi HART diventa AKQA perché siamo entrati a far parte di questo network. Quando questo ha iniziato ad essere concreto, questo diciamo sodalizio, ci siamo chiesti perché un'azienda che c'è già in tutte le nazioni del mondo pensasse di guardare l'Italia come un ulteriore avamposto o luogo in cui avere un'agenzia che facesse parte del loro network. La risposta è stata abbastanza immediata e semplice, ed è quello di cui parliamo da stamattina, perché in Italia c'è la bellezza. Perché in Italia voi siete capaci, avete nel DNA quello che in tanti altri luoghi al mondo costa molto più sforzo. Perché in Italia abbiamo talenti, e lo dimostra la nostra storia, che apparentemente senza uno sforzo sono in grado di produrre del bello, del buono, della qualità che in altri stati è più complesso da ottenere. Noi abbiamo un problema, cresciamo con circa 30-40 assunzioni ogni anno e quindi assumiamo giovani che sono negli uffici qui e nelle altre sedi che abbiamo e dobbiamo cercare con loro di fare fin dall'inizio un percorso per portarli a lavorare nel bello, perché il bello è quello che ci chiedono i nostri clienti e quindi da tempo, devo dire, oggi siamo qui, ma sembra una coincidenza, ci poniamo questa domanda, cioè che cos'è, afferendoci al nuovo mondo, quello che ci consente di riuscire a realizzare qualche cosa che possa essere considerato bello. Lavoriamo sulla comunicazione, lavoriamo sulle strategie di servizio, marketing, di prodotto. Alla fine quello che aiutiamo a fare è stimolare i sensi attraverso i quali spesso si definisce anche il concetto di bellezza. Si fa tradizionalmente nei principali sensi la vista e l'udito. Oggi con l'ausilio di tecnologie del digitale riusciamo a stimolare anche gli altri sensi. Qualcuno di voi oggi sta indossando quel sensore, quello fornisce informazioni che ci possono aiutare a realizzare un tipo di comunicazione che dipende anche da ulteriori sensi oltre a quelli più canonici. Abbiamo cercato di capire quindi come facciamo a lavorare sul concetto di bello.
Lasciando stare il bello di per sé, quindi quello che già come italiani abbiamo nel DNA, ma aiutare a formalizzarlo e fare in modo che in tutte le occasioni in cui dobbiamo produrre della bellezza riusciamo a farlo per bene. Abbiamo voluto provare ad ispirarci a chi riteniamo in Italia abbia prodotto nel tempo bellezza e lo stia ancora producendo, quindi qualcosa di molto contemporaneo. Ci siamo voluti ispirare a non al campo del digitale, al campo della tecnologia, ma chi di tecnologia e di digitale evidentemente può farne uso, e ci siamo ispirati a modelli di artigianato, di design, di mestieri, di musica, di cibo contemporanei. Lo abbiamo fatto andando a studiare una serie di persone, di personalità, che possano tradurre in qualcosa di concreto. Abbiamo cercato di capire se queste personalità hanno qualcosa in comune al di là di produrre prodotti o servizi belli. E lo abbiamo fatto appunto oggi, vi mostro in 3 aree perché sarebbero molte di più, ma cerchiamo di essere sintetici. Nell'architettura, ovviamente pensando al grande architetto Renzo Piano, che tralasciando la sua biografia ovviamente. E in alcune delle opere più iconiche, Centre Pompidou, l'Auditorium Parco della Musica a Roma, piuttosto che la Maison Hermès a Tokyo, ha sicuramente dimostrato che bisogna osare, e lui lo ha fatto, da Centre Pompidou che si stupisce ancora lui come abbiano potuto autorizzargli la costruzione, al Parco della Musica, che è un'opera straordinaria di ingegneria costruttiva, ma al tempo stesso, dove non si era probabilmente mai visto prima, coniugare l'attività artigianale di falegnami con la pialla che curavano gli aspetti non visibili dell'opera che si stava costruendo con tecnologie quasi di tipo navale per riuscire a gestire la struttura dell'auditorium straordinaria. Per Renzo Piano fare, l'abbiamo sentito anche prima, è fondamentale. Definisce il fare come la più antica scommessa dell'uomo, insieme allo scoprire, al navigare e al coltivare i campi. E fare è quello che accomuna sicuramente anche le altre arti che vedremo tra un istante. Prima di costruire, Renzo Piano dice che si ferma ad ascoltare i luoghi. E li ascolta non nel senso di ascoltare per obbedire, ascoltare per piegarsi a quello che si ascolta. Quello che si sente, quindi essere vincolati, ma ascoltare per cercare di capire di più e quindi riuscire a costruire prodotti migliori. La tecnologia ci sta aiutando ad ascoltare anche in sensi che non avevamo la possibilità di ascoltare prima. Oggi stiamo ascoltando le emozioni di alcuni che stanno indossando un wearable device, ad esempio. Ludovico Einaudi è un compositore di livello internazionale che ci insegna un'altra cosa, come imparare sì, perché ha imparato ad eseguire, ma si è reso conto poi che per realizzare quello che davvero voleva fare nel percorso verso la bellezza, lui avrebbe dovuto smettere di imparare ad eseguire e imparare a comporre. Quindi ha disimparato ciò che aveva già appreso, ha imparato a comporre e anche lui ha abbracciato il fare perché ha pensato che per riuscire a comporre quello che aveva veramente in mente doveva essere anche in grado lui stesso di suonarlo, di realizzarlo. E quindi suona oltre a comporre. Ha superato la fase della composizione per arrivare a quella dell'esecuzione. Anche per lui fare e riuscire a superare i propri limiti facendo cioè componendo e poi eseguendo quello che ha scritto è stato un cercare di superarsi. Un altro aspetto fondamentale è la leggerezza che ad esempio in Einaudi lo ha portato a riprendere canti popolari come la Taranta e utilizzarli per capire come comporre musica anche sofisticata, attuale, contemporanea, sia importante se si riesce a legare ai canoni fondamentali della musica popolare, perché così compone sì musica di alto livello, ma che può essere ascoltata dal popolo, da tutti. E quindi c'è una forma di leggerezza in questo. Massimiliano Alaimo, il più giovane chef stellato
Ha 28 anni e è il più giovane chef con 3 stelle. Ha diversi ristoranti qui in zona, quindi Le Calandre a Padova, il Caffè Quadri a Venezia, il Caffè Sterna a Parigi. Ha una capacità straordinaria di innovare anche utilizzando la tecnologia nella produzione dei cibi. Ha una straordinaria attitudine nel fare perché lo chef è per definizione uno dei mestieri che più mette le mani, si sporca le mani, impasta e quindi è un maker. Inevitabilmente saranno sempre maker gli chef di questo tipo. Ha un'apertura al nuovo straordinaria poiché lui lavora sugli ingredienti e ingrediente da ingredi, cioè passare attraverso, penetrare la materia, immergersi negli ingredienti per scoprire qualche cosa di nuovo. I suoi lavori più recenti, come ingrediente principale, dice che sfruttano l'acqua. E la leggerezza, con un esempio che racconta un suo piatto, è diventato abbastanza noto, che è il gioco di cioccolato, in cui 12 piccole pietanze vengono servite in due parti, come fosse un'opera. La prima parte è composta di pietanze piuttosto aggressive, quindi con croccantezza, sapidità elevata, e quindi che stimolano molto i sensi, e sono accompagnate dalla scansione del tempo fatta da un cronometro digitale che fa un conto alla rovescia. Però questo cronometro inizia con un tempo, con una scansione piuttosto accelerata, quindi è più veloce della normale scansione dei secondi. Quindi mentre assaggiate un cibo particolarmente acceso come sapori, avete anche una fretta che vi viene indotta nel riuscire a continuare a assaggiare queste prime 6 portate. C'è poi un altro oggetto che è una clessidra, che prende il sopravvento nel momento in cui il cronografo rallenta e rallenta fino a raggiungere il battito, lo scandire del tempo della clessidra, per poi lasciare il sopravvento alla clessidra. In quel momento anche una musica di sottofondo, fatta di suoni naturali, rumori di foglie, rumori d'acqua, piccoli battiti, scandisce le ultime portate, gli ultimi 6 assaggi. Sono 12 ed hanno un'esperienza che alla fine, nella sua sintesi, fa star bene. È una sintesi di bello che ci fa vedere come a noi siano 4 le fondamentali caratteristiche che dobbiamo cercare di portare nelle persone che stanno lavorando e lavoreranno con noi, pensando che la cultura del bello la possono vivere perché sono italiani oppure perché vivono in Italia, molti non lo sono nemmeno. E sono questi 4, sono il fare perché bisogna osare, bisogna rimettersi in discussione, bisogna provare a fare le cose, costruendo, realizzando, disfando e solo così provare veramente a capire che cos'è la bellezza. Avere una leggerezza nell'affrontare e nel mettere in discussione qualsiasi scelta fatta che diventi veramente uno state of mind, che non sia qualcosa di imposto, di forzato, e questo fa parte anche del modo in cui effettuiamo la selezione delle persone che lavorano con noi. Non avere limiti. I limiti non ci devono essere superati di volta in volta per ogni singolo lavoro, per ogni singola attività. E essere aperti ad imparare di nuovo praticamente in ogni occasione, quindi l'apertura a tutte le esperienze che ci possono anche far disimparare e a capire qualche cosa di straordinariamente nuovo. Queste sono 4 pillole che, unite alla bellezza, alla capacità di fare bello, ci hanno guidato e ci guidano a livello internazionale nel provare a realizzare qualcosa per i brand che vi provo a mostrare ora. The war, back rooms, my lady, and the bathroom tour.
Vi lascio con questo, l'Orto Botanico di Padova, patrimonio dell'UNESCO, ha inaugurato a ottobre dello scorso anno il Giardino della Biodiversità, un luogo in cui se non siete stati vi prego fate, spendete un pomeriggio, perché ospita tutte le varietà di piante, di climi, di microclimi che sono presenti in tutte le parti del mondo, è il più antico orto botanico universitario al mondo. E con loro abbiamo fatto in modo che le piante possano parlare ai visitatori. Ci rimane una sola sfida, crediamo, quella di capire se la tecnologia che abbiamo sentito questa mattina, che ci consente la raccolta di una incredibile quantità di dati, ci consenta di definire un modello di bellezza che evolva anche autonomamente nel futuro, e quindi di costruire opere che restano belle perché sono in grado di essere consapevoli di cosa sia bello in relazione a ciò che le circonda. Grazie.